Il filmato che avete appena visto rende bene il clima che si vive in Fotochina. Il compito del cronista, tra tanti stimoli, è comprendere dove andrà a finire la fotografia nel prossimo futuro. Da quanto abbiamo visto e percepito, la vera novità non è il tanto pubblicizzato 3D, ancora basato sugli occhialini, ma le fotocamere che fanno video. Qualche anno fa tutti noi ci chiedevamo se avrebbero vinto le videocamere diventando anche fotocamere, oppure al contrario le fotocamere diventando anche videocamere. La Fotochina di quest'anno in qualche modo ci ha dato la risposta. Hanno vinto le fotocamere. Non è certo una novità di poco conto. Al tempo della pellicola i filtri erano un accessorio che trovavi nella borsa di tutti i fotografi. Con l'avvento del digitale le cose sono cambiate molto. I filtri sono diventati anch'essi digitali e quindi compresi nei programmi di fotoritocco. Esistono però dei filtri che hanno ancora una loro ragione d'essere. Tra questi il filtro polarizzatore. Noi abbiamo provato il filtro polarizzatore di Sigma. E ora vediamo il servizio dedicato alle novità che Manfrotto ha presentato per quanto riguarda i treppiedi. Il video completo lo potete vedere su un numero speciale di Video 7 nella nostra home page. L'indirizzo è in sovraimpressione. Che al momento appunto stiamo vedendo in una grande evoluzione, soprattutto non più dedicato esclusivamente a un mondo maschile, ma a un mondo, diciamo, per tutti, uomini e donne, di ogni età, che iniziano e si approcciano alla fotografia, che usano la fotografia per comunicare, per condividere in rete. Di conseguenza in questa nuova realtà noi andiamo a collocare dei prodotti che sono, diciamo, un supporto per l'appunto per la realizzazione di, per poter migliorare le proprie immagini nell'azione appunto dello sharing e nel social networking. Nello specifico possiamo vedere qua di cosa stiamo parlando di prodotti, come dicevo, molto molto semplici, ma chiaramente con delle soluzioni tecnologiche tipicamente Manfrotto. Cominciamo da appunto il Compact. Ad agosto 2008 Panasonic presentò la sua prima micro 4 terzi. Seguirono altri costruttori. Le micro 4 terzi sono fotocamere a ottiche intercambiabili, però senza specchio reflex. Finora il mercato delle reflex tradizionali non ha risentito della concorrenza. Sugli immediati programmi futuri del micro 4 terzi sentiamo Claudio Lamperti, amministratore delegato di Panasonic Italia. Siamo qui assieme a Claudio Lamperti, amministratore delegato di Panasonic Italia. Volevamo sapere da lui per quanto riguarda il mercato del micro 4 terzi, dove Panasonic è sicuramente uno dei protagonisti. Sì, il mercato del micro 4 terzi è un mercato per noi come Lumix fondamentale. Siamo stati tra i primi player a crederci e a lanciarci in questa avventura che sta dando dei risultati buoni, devo dire, non ancora ottimi ma buoni a livello Italia, e siamo convinti che a breve sfonderà, come ha sfondato in Giappone. Oggi il 40% delle vendite nel segmento delle lenti intercambiabili in Giappone è fatto da micro 4 terzi. Il Giappone di solito arriva prima degli altri paesi sui trend, siamo quindi convinti che come i giapponesi hanno potuto apprezzare la facilità d'uso, la qualità e soprattutto il peso inesistente di questo micro 4 terzi che è combinato a una eccellente macchina, tecnologia, siamo convinti che questo succederà anche in Europa e quindi in Italia, e noi siamo attrezzati per farlo.
si è inaugurata la mostra dedicata a Pepi Merisio al Palazzo della Regione Lombardia di Milano. Sono 150 fotografie significative della sua opera. Vediamo su Merisio questo breve video. Io sono andato nel 64 dal direttore della rivista Du, che è questa, con una cartella, con una busta nera con queste foto in morte dello zio Angelo. Lui le ha viste, sono piaciute, ha detto me le lasci qui. Adesso non mi ricordo se era a settembre, un mese così. E a Natale è arrivata questa rivista di Natale con le foto pubblicate e lui che dice presso poco è venuto da me un giovane con una cartella con queste foto intitolate In morte dello zio Angelo, ecco le foto. E queste sono